Ciao a tutti! Dopo aver preparato insieme le friselle, oggi prepariamo insieme i granetti, dei crostini deliziosi, leggeri leggeri. Volete vedere come si fanno? Eschemane! Innanzitutto versate nella ciotola la semola rimacinata e la farina, il lievito e un bel cucchiaio di miele o di zucchero. Aggiungete anche quasi tutta l'acqua e quindi azionate la macchina a bassa velocità e fate in modo che raccolga tutta la farina dalla base e dai bordi. Aggiungete il sale e l'acqua rimasta. Lavorate ancora l'impasto fino a quando il sale non sarà stato assorbito. Quindi aggiungete l'olio. Lavorate a media velocità fino a quando l'impasto non si sarà incordato, così. Cioè fino a quando non sarà aggrappato al gancio. A questo punto trasferite l'impasto sul piano di lavoro e pirlatelo velocemente. Riponete la massa ottenuta in una ciotola e lasciate lievitare fino al raddoppio. Così. A questo punto riprendete l'impasto senza sgonfiarlo e ricavate dei panetti. I miei erano di circa 50 grammi l'uno. Arrotondate i panetti e trasferite su una teglia ricoperta di carta forno. Continuate ad arrotondare i panetti fino a ad esaurire tutto l'impasto. Riprendete i panetti ottenuti e date una forma ovale, così, delicatamente. Quindi riponete nuovamente i paninetti ottenuti su una teglia ricoperta di carta forno e lasciate lievitare ancora fino al raddoppio. Così. Nel frattempo è arrivato anche l'arrotino, come si sente in sottofondo. Quindi cuocete in forno a 190 gradi per circa 20 minuti, fino a quando non risulteranno dorati. Lasciate intiepidire per qualche minuto e tagliate i paninetti a metà. Trasferite su carta forno e quindi riportate in forno a tostare a 160 gradi per circa mezz'ora. Ed ecco i nostri granetti pronti per essere serviti e gustati, per accompagnare antipasti, aperitivi, salumi, sottoli e quant'altro.